Ragazzi, ribenvenuti collezionisti. Allora, notiziona dell'ultimo minuto: Post Malone è il nuovo proprietario dell'unico anello. Ebbene sì, è riuscito lui alla fine nell'intento di acquistare questa bellissima carta che prima dell'estate ha creato il panico totale. Lui è riuscito ad accaparrarsela per una somma intorno ai 2 milioni e 6 di dollari. Quindi immaginate lo stupore per colui che in questo momento si è trovato una telefonata di Post Malone nel dire: guarda, ciao, sono interessato, vorrei tanto acquistare la tua carta. Per chi non lo sapesse, Post Malone, oltre ad essere un grandissimo cantante, ma è anche un collezionista di carte Magic. Soprattutto è anche un giocatore di carte Magic, quindi chi meglio di lui poteva acquistare questo emblema della ricchezza più assurda e sfrenata? In un video, Trafton, ovvero il proprietario della carta, o meglio ex proprietario della carta perché attualmente non è più sua, aveva postato giorni fa un video dove faceva vedere che trovava la carta dell'unico anello. Ora non si sa come si siano contattati tutti e due, ma alla fine è giunto il fatidico momento in cui l'anello ha un nuovo possessore. Attualmente è la carta Magic più pagata nell'intero universo Magic the Gathering. E fortunato lui, ma beato lui che se l'è potuto permettere di poter acquistare questa carta, ma soprattutto Trafton gli è cambiata totalmente la vita. Per questa offerta, che si pensa intorno ai 2 milioni e 6 di dollari, fonti non ufficiali, ma sono voci che si leggono in giro online, quindi penso che a qualsiasi persona gli faccia comodo avere nel proprio conto in banca 2 milioni e 600 mila dollari, che ti possono letteralmente cambiare la vita. E il fatto sta che attualmente Post Malone naturalmente non farà altro che pubblicare video su video di quando lui si presenterà molto probabilmente alle fiere con la carta dell'unico anello. Noi comuni mortali non possiamo fare altro che rosicare a bestia, perché naturalmente non tutti quanti noi avremmo voluto sia la carta sia l'incontro con Post Malone sia i 2 milioni e 6 di dollari, ma in questo caso ci accontentiamo di quello che abbiamo nella nostra collezione. Però da un lato sono contento, perché invece di andare a delle famose case d'asta e di collezionismo di carte che erano state menzionate tempo fa, la carta ha trovato un possessore che è un collezionista puro, quindi non ci sarà di sicuro lucro al di sopra, ma lui ha già dichiarato che la vorrà tenere nella sua collezione privata e che non è assolutamente interessato a rivenderla. Detto questo, ragazzi, ci vediamo prossimamente sempre sul canale. Questa era una breve notizia che fresca fresca bisognava portare assolutamente sul canale, quindi ci vediamo sabato con un prossimo video e mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, fate uscire il collezionista che è dentro di voi, ma soprattutto spammate questo video il più possibile. Ciao ragazzi!